Questo film è basato su una storia vera. Quando ero piccola, papà mi faceva paura quando guidava l'auto. Volevo che andasse più piano. Correva come un pazzo. Ci vediamo domani, Libby. D'accordo. Famosa Maldwell Mercury. E vale molto di più di quel catorcio che hai guidato. Ma davvero? Salve. Sei tu il famoso Sonny Rigotti? Già. Eccomi. Io dico che Jack ti può battere. Facilmente. Ma sentite questo. Io so che può. Quanto ti giochi? 25. Mi chi terrà i soldi? Daglieli. Senti, ma quando parlerai con mio padre? Domani, domani. Sì, me l'hai già detto ieri. Lo so, ma si è fatto troppo tardi.
Notte. Ehi, Shirley! Gli parlerò stasera. Stasera, dannazione. Liliana, che ci fai qui? Lo sa mamma che sei uscita? Jack vuole chiederti una cosa. Vieni, ti vorrei parlare di una cosa importante. Dopo. Ma è importante. Senti, noi... Tutta gente in gamba, tutti i miei amici. Papà! Eccomi, attenti ai soldi, il campione è tornato. Il mio posto, prego. Amici, vi voglio presentare la mia piccola. Ciao. Vuoi giocare a carte, Jack? No, grazie. Lui è Jack Maldway, un bravo ragazzo, molto, molto in gamba. Non assomiglia a quel perdigiorno di tuo figlio, Matt. Hai detto una santa verità, Sex. Ehi, Charlie, porta una sedia per Jack. La ringrazio, signore, ma non sono qui per giocare. La sola ragione per vieni, cui cara, sono qui non è... Vieni, cara, non fa sapere a tua madre dove vieni. Signor Roque, Shirley e io vogliamo sposarci. Davvero? Dammi le carte. Sì, signore. Ho cercato in tutti i modi di dirglielo. Non vorrei sposarla senza il suo consenso. Ma lo faresti. Lo faresti comunque. Sì, lo farei comunque. Ma non vorrei arrivare a un tale passo. Tu ed io dobbiamo parlare, piccola. Ho chiuso per oggi. Volevo solo metterlo alla prova e vedere se ha coraggio. Vuole sposarmi, hai sentito? E anch'io lo voglio sposare, papà. Ascolta, è un bravo ragazzo, ma è ancora un ragazzo. No, papà. Guarda tua sorella, riesce a farsi un'istruzione, prende dei buoni voti e andrà lontano nella vita. Anch'io starò benone. Jack ha un ottimo lavoro e avrà cura di me. Shirley, non mi fraintendere, a me piace Jack. Altrimenti non lascerei entrare quel bamboccione in casa mia. Però devi ricordarti molto bene una cosa. Non esiste uomo a questo mondo per il quale valga la pena che tu smetta di avere cura di te stessa. Oh, non c'è pericolo. Io non ho nessuna intenzione di lasciarmi andare. Sono lieto di sentirtelo dire, ma voglio ancora vedere un diploma di scuola superiore con scritto sopra il nome Shirley Ann Maldway. Oh, papà, sei grande, papà. Oh,
momento. Sta attenta, eh? Da qui fino a qui nasceranno due aree di ristoro che arriveranno fino laggiù e metterò anche un distributore di bibite di uso. Oh, un'altra idea. Sai quegli ombrelloni di moda che si allungano? Li pianterò qui e metterò delle luci sopra ogni pompa di benzina. Quell'insegna verrà tolta e qui dietro, nel mio ufficio, dietro la mia scrivania, ci sarà una tua foto. Oh, Jack. Ti piace? Sarà magnifica. Quando torneremo a casa dal viaggio di nozze, verserò l'acconto. Sarà una miniera d'oro. E ci potremo comprare una casa. E dovrà essere una reggia. Oh, Jack. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright. Come stai, Maldwey? Andiamo, dai. Signora Maldwey? Sì, andiamo, tanto non succede niente. Io stavo parlando con i miei amici e ho proposto, ehi, perché non torniamo laggiù e diamo al pollo un'altra chance? Cosa ne pensi, Jack? Ti va? E va bene, va bene. Jack, puoi farcela. Ce l'abbiamo in pugno se tu vuoi. Non ho ancora deciso. Perché? Perché è troppo rischioso. Quei soldi ci servono. Lo so. Ma chissà se dominerò i nervi. Ci vado io allora. Eh? Io posso batterlo. Lo so che posso. Ehi, ragazzi! Accettiamo! Lei corre per $100. Dico, mi tengo anche lei? You got it. Sei pronto? Ready, honey? Thank you.
lavoro è duro. Non è uno scherzo. Io vado, domani. Un bacio a John. Ehi, mamma. Brum, brum. Io e Angela ci sposiamo. Oh, davvero? Che bella notizia. Certo. Arrivederci, ci vediamo dopo. Ehi, giovanotto, forza. Ciao, papà. Piano, piano, pietà. Su, sto. Le sue curve e la Corvette. Cameriera gareggia per i soldi della spesa e vince. Florida, di dove sono originario, in California, noi siamo sportivi importanti e importanti uomini d'affari. Non pensate che non lo sappiano, Detroit. Quelli là regalano 2 lire gli accessori, i motori e anche tutta la dannata macchina. Così se la gente ne vede una in pista, correrà ad acquistarla. Ehi, granpapà, chiedi ai capoccia di Detroit se mi fanno guidare una di queste bellezze. Sarei felice di accontentarti, amico, ma dipende da come guidi e da quante vittorie hai ottenuto. E quante ce ne vorrebbero? Ti piacerebbe un autografo del gran papà? Sì, grazie, ma quello che vorrei veramente è sedermi là. E perché no, tesoro? Aspetta, ti aiuto io. Hop, peso piuma. Ora metti i piedi lì dentro. E fa attenzione nel sederti. Ecco, piano. Adesso prendi questa cintura di sicurezza qui dietro e sistemala, no? Brava così. Sembri proprio un pilota di macchine da corsa. Sì. Vedi com'è grosso il motore? Ti piacerebbe avere il vento che ti fischia in faccia a 380 km l'ora? Però toglierebbe il rossetto e il trucco da quel bel faccino. Jack. Tesoro. Non ci potremmo procurare qualcosa di robusto? Sul tipo delle Mystical. Ma se ancora non abbiamo pagato la Corvette? Io dico che ce la darebbero. Siamo andati molto bene. E magari questo a loro può far gioco. A chi? A Detroit. Pagano granpapà per reclamizzare la loro merce. Spostati. Perché non... Mickey, non mollare! Ascolta. Quelli ti rendono loro schiavo, non sei più un corridore. Jack. In fondo, ci divertiamo. Andiamo forte. Non roviniamo tutto per una sciocchezza. Quelli là corrono da una vita. Pensi di essere come granpapà. Tu sei una sciocca. Una sciocca. Una sciocchina. Jack, voglio andare a Detroit. Parliamo alla Chrysler o alla General Motors. Sono sicura che non potranno negarci una macchina. Per me è importante andarci a parlare. Vuoi parlare? E va bene. D'accordo. Adesso parliamo. Dunque, se andiamo a Detroit, sai che succederà? Che mi rideranno in faccia. Non lo sappiamo se non ci proviamo. Quelli là non... Non vogliono una donna di casa pilota, una che arriva dalla provincia con un marito e un bambino. Forse invece non gliene importa niente. Forse vogliono soltanto qualcuno che vinca. Quelli vogliono un maschio muscoloso, che sappia mettere le mani su un motore e che sappia cambiare le candele. E quello non sei certo tu. È chiaro? Chiaro?
Ecco, l'inning è finito. Sei soddisfatta, Marta? L'aereo è giunto sulla pista, tutto a posto. Il viaggio è finito nel modo migliore. Ed ora vedete l'inquadratura dell'edificio dove un pericoloso malvivente ha tenuto in ostaggio la giovane madre di tre bambini. Mamma deve andare via per un paio di giorni, hai capito? Puoi stare attento tu a papà. Va bene. Ma andremo dal nonno domenica, vero mamma? Certo. Il nonno ci farà gli spaghetti. Dammi un bacio. Dammene un altro. E adesso devi dormire, è molto presto. Ciao. Dormi. Tesoro, ti sono mancata. Molto. Che hai fatto di bene? Ho aiutato il motorino d'avviamento del signor Filippo. Papà ha detto un ottimo lavoro. Salve, Buddy. Salve, Shirley. Senti, tesoro, io devo parlare da sola con papà. Tu vai a finire il tuo lavoro e poi giocheremo, d'accordo? Jack. Non devi sporcarti. Pensavo che me l'avrebbero data la macchina, ne ero sicura. Gli unici che mi hanno dato retta sono stati quelli della Chrysler. E dopo un'attesa di ore. E quante parole carine. Mi hanno detto che l'auto era tutta mia, se la pagavo. Hai imparato qualcosa, spero. Mentre tu eri in gita di piacere, io e Buddy abbiamo parlato un po'. Sono convinto di poter costruire un dragster. Di classe A, che corra su qualsiasi pista di un quarto di miglio. Davvero? Sì, davvero. Ma perché mi hai preso? Che succede? Hai perso la fiducia nelle mie doti di meccanico? Ci penserò io al dragster. E sia chiaro, non voglio che ti preoccupi per i soldi, i costi d'entrata o cose del genere. Me ne occuperò io. Tu pensa solo al nostro bambino. E a guidare. Oh, amore mio, mi sei mancato tanto. Anche tu, tesoro. Parco delle corse, English Town, New Jersey, 1966. Diventerai un campione anche tu. Imagine me in you, I do. About you day and night, it's only right to think about the girl you like. Tanta simpatia tra i miei. So happy together. A tua disposizione giorno e notte. L'autografo anche a me. I should call you up. Lo voglio sul braccio. Sul braccio? E poi non ti farei più la doccia. Sei sposato? Non ancora. Io? Se cresci sposerò te. Oh. A chi tocca? Aspetta. So happy together. Mentre in gamba, Bravo. Chieda, chieda pure informazioni. Non troverà uno che non dica meraviglie di Shirley e di Jack Mountain. Mi hai visto correre? No. Vieni da così lontano e ti sei persa il campione. Oh, diavolo. Dovrò correre un'altra volta solo per te. Connie, Calita. Salve, scusa, mi devo concentrare, corro tra poco. Non mi interessa che cosa fai, dimmi il tuo nome. Shirley Maldoy.
Per favore, lasciami. È magnifica. È una delle più belle auto che abbia mai visto in tanti anni di corse, credimi. Una struttura dinamica, sedili comodi, fari grandi e luminosi. I dragster non hanno fari. Ah no? Le dirò, signorina Shirley... Shirley... Maldoway. Maldoway, venga a vedere il Bounty Hunter. Andiamo, è l'unico funny car davvero veloce su questa pista. Forza! Non ti morderò, bellezza. Devo essere sicuro che il pilota non ucciderà se stesso o qualcun altro. Ma no, non... Perché non guidi tu? Io no, io sono un meccanico. Sempre meglio di una donna. D'accordo. Prendo solo una cosa dal furgone e arrivo, eh? Torno subito. Ehi, salta giù. Connie Calita, vero? Già. Mio figlio John. Il signor Calita è una di quelle odiose persone di cui parla tuo padre. Oh, hey. Come stai, grand'uomo? Molto piacere. Oh, hai una bella stretta di mano, John Maldwell. Sei troppo grande per avere una mamma così giovane e così carina. È abbastanza grande per tenere d'occhio l'auto di tuo marito mentre tu dai un'occhiata alla mia. Non è l'auto di mio marito, è la nostra auto. Mio marito è il meccanico e io sono il pilota. Le porgo le mie scuse, signor Maldwell. Non intendevo offenderci. Mi auguro che tu guidi molto meglio di quanto accetti i miei complimenti. E io che guidi meglio di come li fai. Oh, ma sei matto, mi spezzeresti la mano. Ti posso essere utile? Solo se hai qualche influenza su questa bella signora. Questa bella signora è mia moglie. Beh, tutto ciò è imbarazzante. Io sono... Mi chiamo Connie. Piacere. Questa è proprio una gran macchina. Andiamo a cena insieme qualche volta. Porterò mia moglie, faremo un quartetto, magari... domenica, dopo che avrò strabiliato nella corsa. Te lo faremo sapere. Me l'hai distrutta. Ehi, fannullone, forza! So, lavoreremo sul carburatore. Ma, papà! Forza! Allora, a che ora andiamo in pista? Che numero abbiamo? Niente da fare. È la prima volta che ci presentiamo, quindi dovremo solo accontentarci di assistere. Ma che cosa stai dicendo? Non voglio rischiare che succeda qualcosa né a te e né alla macchina. Devo essere certo che l'impresa non sia più grande di te. Ma che siamo venuti a fare? Stai a sentire. Non vogliono lasciarti correre. Perché? Hanno paura che sia troppo rischioso per te. E devo dire che sono d'accordo. Ma sono che d'accordo. Senso ho a parlare con te? Ferma, non andate. Ti vuoi comportare da sciocca un'altra volta? Sei una stupida. E ti assicuro che è una... Un momento. Mi scusi, signora, voglio solo parlare a un... Ferma, a qualcuno responsabile. Mi dispiace, ma se non ha un permesso signore... non può entrare. Che succede laggiù? Signore, mi permette? Mi chiamo Shirley Maldwell. Ho percorso 100.000 miglia per gareggiare e qualcuno mi sta dicendo che non posso. Vorrei sapere perché. Bella signora, il fatto che qualcuno le abbia affidato un'auto non le dà il diritto a gareggiare. E lei è il responsabile qui, è giusto? Infatti, e devo garantire la totale sicurezza sia degli spettatori che degli altri piloti. Ma io non sono un bambino che per gioco vuole fare un giretto. Io so guidare, ho fatto esperienza in pista. Così mi ha detto suo marito, ma la sua esperienza è da piccoli circuiti di provincia e qui ci sono molte regole. Pensaci tu, d'accordo? Ehi! Sono regole contro una donna che guida? No, non esattamente. Bene, allora pensi che io sia un uomo e che abbia corso solo in competizioni locali per dilettanti. Che cosa dovrei fare? Esistono delle procedure. E da dove sono uscite? Dal suo cervello? Non sia ridicola. Le vorrei leggere se non le dispiace. Grazie. Qui dice che bisogna avere un'auto omologata. Un dragster di prima classe che vada a 130 miglia all'ora. E che tre piloti di fama devono avallare la richiesta. Allora? Non c'è niente che vieti di essere donna.
Ci rivediamo con quelle tre firme. Devo chiedere l'ok per pilotare e correre. Ho bisogno di tre firme qualificate. Non se ne parla. Non è roba per una donna. Grazie. Scusami, sei un pilota riconosciuto e abilitato? Sicuro. Mi occorrono alcune firme. Non mi fido della carta stampata. Ehi, perché non mi prepari due uova al prosciutto? Senti, firmeresti la mia richiesta per essere ammessa a questa gara? No, no, lascia stare. Grazie. Mi permetteresti una firma per la richiesta di avere la patente da competizione? Mi dispiace, non posso. Jack, guarda, ci servono soltanto tre firme e poi mi lasceranno correre. Non ha importanza che sia una donna o un canguro. Non metterti a combattere con questa gente. Non sto combattendo. Voglio solo correre. Qualcuno di questi pagliacci lo firmerà questo dannato foglio. Tesoro, non sarà facile. Prova a metterti nei panni della direzione. Forse se tu venissi con me, firmerebbe. Dammi retta. Se una donna avesse un incidente in pista, questo sport regredirebbe di 10 anni. Mi vuoi aiutare, insomma? Se lo faccio o no, okay, non avrà importanza. Ecco un modello fantastico. Salve. Si ricorda di me? Adesso vorrei il suo autografo. Prima classe, eh? Già. E perché no? Potrebbe trascinare le donne fuori dalla cucina e sulle tribune dei tifosi. E buona fortuna. Grazie. Questo foglio è pieno di stupidaggini. Te ne serve solo un'altra, vero? Già, ma non è facile. Niente paura. Ehi, Tini! È inutile, gliel'ho già chiesto. Ehi, amico, vieni! Metti il tuo autografo su questo foglio, da me. Te l'ho già detto che non firmerò un accidente. Ma guarda i nomi, pensaci bene. Con Garlitz e Calita entrerai nella storia. Firma? No, grazie lo stesso, amico. Tini, stai ancora cercando la tua chiave a coppa? Ehi, ma quella è mia. Da, l'ho presa in prestito da te. Gainesville, 1964. Sei un gran furfante. Firma. Grazie. Cerca di non andare addosso a tutti, eh? E ora cerca solo di essere carina con gli altri piloti. La mia auto, ragazzi! Miei cari amici tifosi, non crederete ancora a ciò che sta succedendo. Lo so, anch'io non ci credo ancora, eppure è vero. Comunque abbiamo un ultimo iscritto che arriva da Cincinnati, New York. Do il benvenuto alla prima signora che tenterà di qualificarsi in una competizione del campionato per dragster di prima classe. Questa è una vera sorpresa, signori, qui alla sfida estiva di Englishtown del 1966. Ecco Shirley, Shirley Maldway, e sta correndo per la sua licenza da competizione di questo campionato. Guida un dragster di classe A, alimentato da un piccolo motore Chevrolet. Questa macchina dovrebbe correre a circa 145 o forse 150 miglia all'ora. John, non puoi star qui. Non mi domando se Shirley avrà la forza e il coraggio di andare a tavoletta per l'intero quarto di miglia. È una corsa difficile. Deve fare un unico giro da sola. Non c'è nessun altro su quella pista. E la sua squadra è formata da un bambino e da suo marito. Il signor Maldway. Cosa? Un bacio sulla linea di partenza, signori. A che punto sono arrivate le corse dei dragster? Le squadre di sicurezza sono là che guardano attentamente.
mentre Shirley si prepara a fare la sua corsa. Deve sfrecciare a oltre 130 miglia all'ora in questa gara per conquistare la sua patente da competizione. Una patente fortissima! Non ci posso credere! Abbiamo una velocità di 155 miglia l'ora! E il tempo impiegato è... È giusto, vero Bern? Un tempo di 9,20! Diamine, il nuovo record della pista! E lui è responsabile, Caletta! Tua madre è un pilota incredibile! E tu hai costruito una macchina infernale! Stabilito indubbiamente un nuovo record per dragster classe A. Che vita data! Quanto ho fatto? Un record! Hai battuto un record! Una donna batte un record! Oh, sei un campione! Addio! Ogni volta che veniamo qui, il vecchio Ling tira fuori i suoi indecenti biscotti della fortuna. E poi vuol dire che mette delle predizioni erotiche nei biscotti. Ah già, sì. Forza Jack, apri i tuoi. Forse te ne è capitato un erotico. Il signor Ling ci sta osservando adesso. È un vero pervertito. Il futuro ha in serbo grandi cose per te. Bene. Ehi, Shirley, grosse cose in arrivo. Bel furbone. Ma qui non c'è niente. Scusatemi. Amore, il mio biscotto è vuoto. E che ci posso fare? Non le riempio io. Aspetta. Te ne porto un altro. Così tu e John andate con Shirley ogni volta che gareggia, eh? Sì, è così. Sei fortunato. Io non riesco ad andare da nessuna parte con Connie. Se vuoi avere una casa o una famiglia normale, qualcuno deve pure accudirle, no? Già. Ehi, Ginny, come stai? Come va? Come sarebbe a dire chi è? Sono io, Connie. Che ti succede? Non ho potuto. Domani sera? Bene. Fammi sentire. Non mi meraviglia che ci siano un sacco di donne che pensano che questo tuo comportamento da cucciolo idiota sia carino, ma io non condivido. Per me sei insignificante. Io aggancio solo le auto quando corro. Cia cia cia. Lord, what a far distant shore. And how many nights did I want you? How many times did I try? You know, you taught me to love you. Did you know you taught me how to cry? Ciao, papà. Ciao. Andiamo. Ok. Quella dannata auto. Se non fosse per quel rottame sarei partito a mezzanotte.
Lo puoi dire a tua madre. Devo mostrarti una cosa. È andata bene? Ho battuto il record su pista. Sono così orgoglioso di te, Shirley. Jack, vai più piano. Pensavo che non sarei mai andato abbastanza veloce per te. Non devi pensare alle terribili difficoltà che i nostri ragazzi... Un terreno pericolosissimo. Per favore, stai attento. John può farsi male. Te l'ho già detto. L'ho assicurato con le cinghie. Sta bene. Amore, lasciami guidare. Oh, no, no. Portare te alle corse. Aggiustare quel dragster è l'occupazione più importante per me, lo sai. Smettila. Cristo! No, tu smetti! Coraggio, parla. Che cosa vuoi? Vuoi andare a casa? Vai a casa. Esatto, ci andrò. Basta di girare come un pazzo ogni fine settimana. Non voglio più buttar via i miei soldi. I tuoi? Forse a te diverte far arricchire Buddy, ma a me non interessa. Io non ti capisco, non sei felice del successo che abbiamo. Io voglio avere una moglie normale! Che cosa? Ho costruito questo giocattolo per il mio divertimento e non voglio rovinarmi la vita. Non vuoi più fare gare? Non sto dicendo questo! Insomma, è un bel passatempo, ma è tutto qui. Ed è meglio che non ti monti la testa. Non è un passatempo. Tu ti credi un corridore professionista? Grande mamma Shirley Maldwell. Wow! Oh, e quante vetture hai costruito? Oh, e quanti soldi hai vinto? Senti, ho una grande idea. Corri a Detroit con i trofei da 4 soldi e con il tuo record su pista. E rimedia a un buon finanziatore, eh? Ma non capisci. Il tuo lavoro è prenderti cura di John e di me. Con gare e record non sarai mai felice. Mi devi credere. Ma ti senti bene? Non aver paura. Posso mettere a punto un'auto anche mentre dormo. Nella corsia interna c'è Frank lo sfasato. Shirley è tutta pronta nel suo dragster rosso. Proprio alcuni anni fa Shirley ricevette la sua patente proprio qui, a Englishtown. Ma qui non si è ancora qualificata. Se non ce la fa ora, non gareggerà domani. Ci siamo!
ragazzo, salve! Ma... Ehi! Ricordi il tuo vecchio amico? Ma salve! Sei in forma, eh? Ehi, ho un regalo per te. Così inizi il tuo album. Grazie, ma come si... Orientala nella direzione giusta e poi premi il bottone. È fantastico! Ciao. Shirley, non ci sarà nessuna gara per l'unica donna pilota nei dragster. Ti accanisci contro un pistone rotto e sfasci tutto. L'hai regolato troppo basso, ecco tutto, e mi hai fregato. Niente affatto. Shirley Maldwey non ha diminuito la velocità e ha perso la gara. Ho un motore bruciato con quello che costa, perché tu non hai rallentato. Ah sì? Già. Ah, sarebbe mia la colpa. Soltanto mia. E se fosse anche tua? Io non ho tracannato birre tutto il pomeriggio. Io non sono perfetto. E le macchine neanche. Ma Shirley Maldwey, lei sì, è perfetta. Forza, ripara tu l'auto, andiamo. Pensaci tu. Oh, no. Sei tu che puoi metterla a punto anche nel sonno, no? Una biella rotta, eh? Fortuna di merda. E stavi anche andando bene. Io arricchirei il motore, così non rischia di andare giù di giri. Non l'hai sentito perdere di potenza? Quando fa così, devi decelerare. Mi è successo. Una volta ero a Baton Rouge. Ah, davvero? Molto interessante, grazie, è un consiglio prezioso. Me ne ricorderò. Solo altre due parole di saggezza dal tuo favorito insignificante. Ehi, sportivo! Hai scattato qualche bella foto? Oh, sì, grazie tante. Mi dispiace. Ehi! Ehi, non mi piace che stuzzichi mia moglie. Che cosa? Ma scusa, qualche... anno fa abbiamo cenato insieme. Passo di qua per salutarvi e tu fai 2 più 2 e sbagli la somma. Senti, i miei ferri sono tutti tuoi. E quindi se te la senti prendiamo un po' di attrezzi e lei può ancora provare a qualificarsi. Qualificarsi? No, grazie. E di che? Turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn.
Prendiamo. All'estate no, del... No, grazie. Grazie. Che estate era? Sto perdendo il filo. Comunque, a tante altre vittorie e a molte serate di divertimento. Oh, ecco qua. Al campione, a tutti noi. Come frizza questa roba. Tieni, Jenny. Io ho un brindisi migliore. Brindo un lungo inverno di riposo. Evviva! Scusa, Jack, c'è un cliente che ha un problema con la sua macchina. Ho pensato che potresti dargli una mano. Arrivo. Oh, grazie. Immagino che sia ora che tiri fuori i tuoi vestiti invernali. Tu invece no, vero? Io sarò dove il clima è caldo e la pista è rovente. Una pista è una pista. È tutta un'altra cosa giù al sud. Ad ovest, a Gainesville, a Orange County. A paragone qui le piste sono per pupi. Dovresti vedere. Mi piacerebbe. E allora fallo. I prezzi sono alti, ci sono finanziatori. In poco tempo avreste una grossa quotazione. Jack è un meccanico migliore di quanto gli stesso creda. E tu hai più talento di quanto abbia mai visto in altri. Tutto ciò che ti occorre per arrivare è volerlo. Non lo so. È tutto molto bello. Molto bello e molto lontano da California. Anch'io devo prendere un sacco di decisioni. D'ora in poi correrò nella classe supercarburante. Tu sei la prima a saperlo. Romperò le ossa a Garlitz in qualsiasi circuito, te l'assicuro. Che ne pensi? È così incredibile. Non avrai più bisogno della tua Fanny Car, allora. Giusto? Jack, che ne pensi di... Te la sentiresti di correre tutto l'anno senza fermarti mai? Ehi, Joe! Ti saluto, ce ne andiamo! Jack, ascoltami. Potremmo andare fortissimo e... Angela, buonanotte, noi ce ne andiamo! Saremmo grandi nel West. Avremmo dei finanziatori, saremmo nella massima categoria, con grossi premi in denaro. Sto parlando di correre con una Fanny Car. Connie passa nella classe supercarburante, ci venderà il suo bolide. Ah, sì? Già. Lui lo sa che non ce lo possiamo permettere. Ma non dobbiamo pagarlo subito. Solo quando potremo. So di che cosa sto parlando. Tu sei il miglior meccanico che esista. Tu sei il massimo. Chiaro. John, andiamo! Noi due possiamo farcela. Magari prima non avremmo potuto, ma ora... Ormai John non è più un problema, è grande, può cavarsela anche da solo, starà da mamma. Può funzionare. Oh, state parlando, scusa. No, stiamo andando via. Jack, io voglio parlarne ancora. Ascolta ciò che ti vuole dire Connie, non ok? Non mi frega niente di quello che dice Connie. Io dico che non correremo più. Scusatemi, non voglio intromettermi, ma se lei desidera correre, perché tu non vuoi? Fatti gli affari tuoi e sparisci. Papà, non partiamo, io e Angela... Non voglio sentire le tue storie, silenzio, obbedisci. Forza, sali in macchina. Sali in macchina, ho detto. No. Sali in macchina! No. Shirley, stai bene? Vuoi un passaggio? Vieni su.
ce l'hai un vero prototipo! Così è abbastanza buffa! Scendo e ci facciamo una bella risata insieme, moglie! Da questa macchina! Scendi, ho detto! Marco, scendi! Maledizione! Adesso via a casa! Forza! A casa! Sono io, mamma. Ciao, tesoro. Dove sta papà? Sta bene. Sta dormendo sul divano. Non lo svegliare. Ascolta, caro, ascoltami bene. Io non posso spiegarti molte cose in questo momento, però... non posso più vivere con tuo padre. Capisci? Tu devi... andare a scuola e avere cura di te, John. Ti assicuro che io, appena sistemata, io ti vengo a prendere. Va bene? E se hai bisogno di parlare con me per qualsiasi motivo, oppure se ti serve qualcosa, qualunque cosa, chiama subito la nonna, perché lei saprà dove mi trovo. E quanto tempo ci vorrà? Non molto, tesoro. Te lo prometto. Caro, la mamma ti vuole tanto bene. Martedì non mi devi portare ad iscrivermi al corso dell'Associazione Cristiana dei Giovani. Oh, John, mi dispiace. Ci andresti con la nonna? Domani la chiamo e sistemo tutto. Va bene. Non preoccuparti per me, mamma. Io lo so che sei molto in gamba. Tu sei il mio grande ragazzo. Mamma, ti voglio bene. Lo so, chiamerò molto presto. D'accordo. A presto. Ciao, amore. A presto. Scalo merci. I veicoli militari hanno la precedenza. Pista internazionale dell'Orange County, Irvine, California. Un'idea formidabile che potrà far vendere tutto quello che vuoi. Parlo di una bella donna come pilota. Ti puoi immaginare Cha-Cha che dice «Cattura la tua donna con l'Ariat». Un delirio. Guarda come se li divora quei giornalisti. Cha-Cha! Chiamatela Cha-Cha! Cha-Cha! Che fa una bella ragazza come te quando gareggia in un posto simile, eh?
vince. E se non ci credi, vieni domenica al circo. Ehi, Ciaccia, che ne pensi del femminismo, eh? Pensa che sono stronzate! Questo lo sostiene Connie, ma tutti sappiamo perché lui lo dice. Giovani festivi. Ehi, aprite la porta! È la polizia! Ah, ciao, mamma. John, andiamo. Fa dormire la mamma. Ho una gara importante domani. Notte, Connie. Notte. A domattina. Buon riposo. Grazie, sarò in gran forma. Forza, John. A letto. Sì. Buonanotte. Buonanotte. Di destra c'è un ospite speciale, una bella signora dell'est alla sua prima apparizione sulla costa dell'ovest, Chacha Maldway. Nella corsia accanto alla torre c'è Art Foster. Ecco, sono partiti. Entrambi i piloti hanno un'ottima accelerazione, è una corsa di grande prestigio. A metà percorso Chacha è in testa e Foster è distanziato e taglia il traguardo. Un 6,55 per Chacha che migliora così il suo tempo di qualificazione, 215 miglia orari contro il povero 6,75 di Art. Lui si sentirà abbastanza furioso. La signora lo ha innervosito e ci dovrà convincere non appena avrà con lei un secondo scontro. Ho avuto occasione di seguire un po' la carriera di Chacha dalle piste non omologate di New York e del New Jersey al piccolo dragster di classe A, con cui ha stabilito il record nazionale. Chacha fu così strabiliante che finalmente la federazione modificò il suo regolamento con l'ammissione delle donne pilota solo per le auto ordinarie. Furono Connie Calitta e Don Garlitz a concederle il patentino da corsa. Ora corre nel prototipo di Connie Calitta, chiamato adesso il cacciatore. Calitta ha speso migliaia di dollari per preparare questa macchina per Chacha. Bene, trovatevi un buon posto nelle tribune. Non vorrete di sicuro perdervi Granpapa Garlitz contro il cacciatore Connie Calitta. Garlitz è nella macchina nera, il pilota di dragster con più vittorie. Posso un momento? Un anno fa ripropose il dragster a motore posteriore, un passo incredibile per quanto riguarda la sicurezza. Il motore adesso è in una posizione che non permette all'olio caldo di schizzare in faccia al pilota. Sulla destra, Connie Calitta con il cacciatore, nella corsia più lontana da me. Garlitz in quella più vicina, accanto alla torre. Vediamo ora i piloti che si stanno avvicinando alla linea di partenza. Partiti! L'auto di Calitta spatta paurosamente! Si avvicina al guardrail! Lo urta e lo esplode! Castella a cacciare! L'auto di Calitta passa nelle fiamme! Si disintegra sulla pista! Incredibile! L'auto in mille metri! Partono i primi soccorsi! State indietro! Per favore, state indietro, signori! Invitiamo il pubblico a rimanere indietro! Non invadete la pista! Anche Chacha Maldway a correre verso il luogo dell'incidente! Ora stanno cercando di tirarlo fuori! Con molta cautela! Michelita si alza! E il piede è salvo! Non ha neanche un ginocchio! Abbiamo attirato l'attenzione, hai visto? Candeline ancora. Lo bene, devo fare quando tu scatti la foto. Dall'altra parte, mettiti dall'altra parte. Bene, molto bene. Bene, e tesoro, ora un bel sorriso. Anzi, tutti e tre dovete sorridere, dai. Mamma, dai, scatta la forza. Quando dico uno, due, tre, voglio un sorriso smagliante. Pronti? Uno, due, tre, cheese! Pronto? Papà! Il regalo. Certo, il regalo...
Sì. Oh, ma certo, questi $100 sono perfetti. Grazie, papà. Io sono commosso. Bene, adesso spero di vederti presto. Sono molto contento di vederla, signora Roque. Vorrei presentarle mia moglie, Marianne. Ehi, tu devi essere la sorella di Shirley. Lei parla molto di te. Che splendida figliola. Ehi, John Manway, ragazzo pestifero. Vieni qui, c'è qualcosa per te. Ciao, Connie. Ecco, con tanti auguri. E dimmi se ti piace. Oh, grazie. Ehi, ma dov'è tua madre? Tutto bene? Già, un fiore. Ma che cosa dovrei fare? Lasciarla a casa. Venite, guardate qui la chitarra del nonno. Stupenda. Ma mai visto la chitarra del nonno? Che ne pensi? È magnifica. Ciao, Marianne. Ciao. Non farmela più vedere. È terribile, ingresso a vista d'occhio. Via da me, tentatrice. Non vi fate male. Cia-cia, ho qualcosa da mostrarti. Salve, signora. John Manway, vieni fuori, ragazzaccio. Non è incredibile? Ecco. Ma che diavolo di motore è? Ecco. Piano, piano. A posto. Sai chi farà la prima corsa con quel diavolo? Ho proprio dovuto ripassare di qua. Mi dispiace molto per prima, la mia assurda situazione. Scusami, ma tu sei l'unica persona importante nella mia vita. Ok, ragazzi, fra un po' lo proviamo. Uno, due, tre, pronti, via! Fiera di Pomona, 1973. Mamma, come ti senti, mamma? Andrà tutto bene, vedrai. Stai tranquilla, stai tranquilla. Coraggio. Presto, portiamola in ospedale, forza! Andrà tutto bene.
Bobby Rigg contro Billie Jean King. È brava questa Billie Jean. È forte. Ce l'ha fatta! Billie Jean ha vinto! Tutte le donne d'America sembrano essere coinvolte nell'esito di questo incontro. È stato combattutissimo e di altissima classe. Bobby Riggs, che si era aggiudicato il primo set, e parlo per chi non ci ha seguiti dall'inizio del collegamento, non pensavo di trovare un avversario così agguerrito. Mi scusi. Salve. Sto cercando la stanza di Shirley Maldwell. È la B171, l'ingresso a destra. Grazie. Prego. Ciao. Sono corso appena ho potuto. Non è la nostra stagione fortunata. Un dannato da fare con i miei aerei. Ho viaggiato molto. Il tempo era pessimo, altrimenti sarei arrivato molto prima. Scusa per quel maledetto arricchitore. Andrò a sistemare quel tipo che me l'ha venduto appena posso. Il tempo era orribile, credimi. E lei te l'ha migliorato? Rita! È la sorella minore di Carlos. Carlos mi ha chiesto questo favore, ho dovuto accompagnarla qui da lui. Shirley, andiamo. Ma l'hai vista? È una racchietta, tesoro. Adesso te la porto qui. Non voglio che ti preoccupi per una cosa che non vale il tuo dito mignolo. Oh, tesoro. Oh, Gatti, è stato terribile. Ho avuto tanta paura. Lo so, lo so. Piccola, io ti amo. Ecco quella roba della fa... Ciao. Grazie, caro. Dai a me, grazie. Serve altro? No, tesoro, grazie. Sono orribile. Già. Ciao, papà, sono John. Stai bene, figliolo? Sì, io sto bene. Mi trovo in California. E stai lavorando, scusami. Però mamma si è ustionata. E ora è in ospedale. Un incidente di gara? Sì, si è ustionata a un braccio e intorno agli occhi. Ma i dottori dicono che andrà bene. Non può guidare quel prototipo. No, 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 papà, non è stata colpa sua. Stavamo provando quel nuovo arricchitore ed è esploso di colpo. Ecco tutto. Ho pensato che tu potresti farle una telefonata. Penso che sarebbe contenta di sentirti. Non servirebbe a niente dirle che gliel'avevo detto. Sì, è vero, sarebbe inutile. Il capo mi ha lasciato qui solo e... Chiamala solamente, dille ciao e basta. Le manderò due righe, ora devo andare. Papà, se cambi idea, noi siamo all'ospedale di Orange County, al Memorial Hospital. Della Chrysler anno 1973. Questi modelli rappresentano le ultime conquiste dell'ingegneria moderna. È stata raggiunta una perfezione geniale. È incredibile. Sono
sono stati presi 1000 accorgimenti per eliminare tutti i possibili coefficienti di rischio. Ehi, piccola! Che bella sorpresa! Anche, non potevo aspettare. Vieni, ti devi sedere. Vieni. È bello essere di nuovo. Non ti devi staccare. E come va il braccio? Migliore. E gli occhi? Anche loro migliorano. Ecco. Non c'è alcun pericolo. Va bene. Siedi. Siedi. Fa vedere i tuoi occhi. Oh. Oh. No, aspetta. Se hai fretta, va avanti. Dammi ancora 5 minuti. Te ne do solo uno. Non la posso finire in un minuto. Sono giunto all'area di servizio del cacciatore. Oh, accidenti, a questa macchina manca molto per essere... Su, coraggio, Lumache, il cambio è a posto. Quasi. Non mi dire quasi, idiota! Non li interromperò, i ragazzi hanno bisogno di tutto il tempo a disposizione. Oh, qui c'è una spettatrice d'eccezione. Shirley Chacha Maldwey. Ha il braccio fasciato, ma una buona cera nonostante l'incidente del prototipo. Come va, Shirley? Tutto bene, grazie. Sono felice di essere qui. Siamo ansiosi di conoscere i tuoi programmi futuri. Beh, per il momento non ho definito alcun immediato programma. Di certo posso dire questo. Ho chiuso con i fan di car. Non ce la farai, sei fuori. Stronzate! Però posso dirti anche che continuerò a correre. Appena prese le mie decisioni, le farò conoscere a tutti voi. Shirley sta cercando di raggiungere Connie Calita. Grazie e a presto! Ferma, solo i piloti sono... Basta, ormai sei... Lasciala! Una rissa violentissima è scoppiata tra Condi Calista e una guardia che controlla il settore riservato ai piloti. Vediamo di appurare le cause. Tu devi fermarti, Condi! Fermati una buona volta! Fermo, ti dico! Sei fuori! Indecoroso un corno! Quanto durerà? Tempo indeterminato. Perché non dicono per sempre? Ma sì, è chiaro, perché per la televisione e la TV tutto ciò che a loro importa. La loro schifosa pagnotta, non noi, la loro bella immagine di merda. I loro profitti, credono di essere la Lega Nazionale Football. Dammi una coca con rum. No, niente coca. Figli di puttana. Che hai da guardare tu? Niente, mi sto solo divertendo. Su, lascia stare. Una volta questo era uno sport per divertirsi. Merda. La gente stava in giro, faceva baldoria. Cercano di trasformarci in fottuti damerini. Mi faranno indossare un bel vestito? Forse potrebbe essere un'idea, una buona idea. Perché non ti comprano un bikini d'amianto? Chacha Maldwey, la spogliarellista delle auto. Correrò nella supercarburante. E ti scontrerai con Garlitz, Graham, con quella gente. E vincerò io. Ah, sì? Perché no? La televisione ti adorerà, farai vendere fiume di birra. Tu costruisci l'auto. Io la guiderò. Tu sarai il mio caposquadra. Non possono impedirtelo questo, no? Ah, è proprio bella. Io il tuo caposquadra. Ho capito bene. Così potrai restare nel mondo delle corse. Saremo insieme e andremo avanti. Sarà un trionfo. Senti, facciamo così. Quando sei disposto a parlarne, raggiungimi di sopra, ok? Ma io... Signora, le posso offrire da bere? Ehi, Shirley! Sono io. Mickey! Mickey! Come stai? Oh, tesoro! Oh, ma sei uno schietto! No, è merito del vestito, guarda. Ti sei sposato? Sì, meglio tardi che mai. E ho anche dei figli, sai, guarda. No. Sai che penso, amore? Tu lo vuoi fare? E allora d'accordo, perché diavolo no?
Io sarò il miglior caposquadra e tu sarai il miglior pilota. Farò di te la campionessa mondiale della categoria supercarburante. Connie Calitta vi farà vedere che Cha-Cha Maldway è una bomba esplosiva. Molto lieto. Piacere mio. È così, se mi vuoi ancora. Cha Cha Maldway, con Connie Calitta come suo caposquadra, entra di prepotenza per la prima volta tra i primi 15 in classifica. Ehi, Cha Cha Cha, sorridi. 1976, Cha Cha Maldway diventa la prima donna che abbia mai vinto un campionato mondiale dragster. 1977, Cha Cha Maldway vince 3 gare nazionali consecutive ed è favorita per aggiudicarsi la vittoria nel campionato mondiale. Siamo a domenica. Granpapà Don Garlic contro Shirley Cha Cha Maldway nel suo Dragster rosa. Batteranno la pista a 230 miglia all'ora. Lei domerà il topo delle paludi o lui la terrà in scacco? Guardate Cha Cha Maldway affrontare un grande campione. Non mancate! Tutti avrete già riconosciuto accanto a me Granpapà Don Garlic. È ancora lui l'uomo da battere sulle piste. Ma non potrai ignorare i record ottenuti dall'auto di Calitta Maldway. Che ne pensi, Don? Ecco, secondo la mia lunga esperienza, una macchina ben fatta può dare qualche vittoria anche a un pilota mediocre. Se aver vinto 3 titoli nazionali di seguito in un anno è mediocrità, allora come definiresti i record che hai conquistato? Staremo a vedere se mostrerà questa stessa grinta quando sarà il momento della gara. Io non lo farò vincere. C'è solo un luogo dove questa discussione potrà essere risolta. È la pista, chiaro. Shirley, ci fai un autografo? Buona fortuna, Donald. Anche a te, tesoro. La cucina campagnola di Jean-Paul. Oh, bonjour, buon pomeriggio e benvenuti alla cucina di campagna di Jean-Paul. Oggi abbiamo una celebrità veramente straordinaire. Un ospite specialissima, la sensazionale Cha Cha Maldway. La femme la plus rapide du monde. E lei è la donna più veloce del mondo? Sì, lo sono. Almeno nelle corse dei dragster. Ora corro nella supercarburante. C'è anche un video. Video? Abbiamo un video? Mandatelo in onda. Sì, eccomi laggiù. Questi sono i nazionali di primavera e quella sono io contro Don Garlic. Sono io che batto Don Garlic. Adoro battere Donald. Non sa perdere. Quella è la mia squadra. Mio figlio John e Rand Tobler. Cha Cha è venuta a Montreal per gareggiare nel nostro campionato nazionale e anche per prepararci il suo piatto preferito. E qual è questo piatto, Cha Cha? Scusami, io mi chiamo Shirley, sono Shirley Maldway. Ma è vero, Cha Cha, lasagne! Cominciamo a sistemare uno strato di pasta. E a volte la pasta tende ad appiccicarsi un po' lì. Sì, ma esiste un piccolo segreto. Occorre ricordarsi solo di mettere un po' d'olio nell'acqua e così la pasta non si attaccherà più, te l'assicuro. Grazie, Cha Cha. Scusami, ma il mio nome è Shirley. Chiaro, non Cha Cha. Shirley Maldway. Pronto? Parlo con Shirley? Sì. So che Connie è lì. Credo sia meglio se noi due parliamo. Ma chi parla? Io sono una sua amica intima. Sono nella caffetteria. D'accordo, scendo.
Lo so, tu non mi conosci, ma devi sapere una cosa. Connie ed io siamo per sposarci. Mi ha fatto venire qui in aereo, ha preso una camera per me, ma non si è fatto vedere. Lo conosce da molto? 4 anni. Da quando è venuto a trovarti in ospedale. Giusto. Sei un'infermiera, vero? Già. Non sapevi che stiamo insieme? Che ti ha detto? Mi ha detto che tu lavori per lui. Stiamo insieme da 7 anni. Ma fra noi due è speciale. Lui ha detto che io sono la cosa più importante della sua vita. Hai una sigaretta? Maledizione. Amore? Amore, l'hai vista? E come potrebbe essere una cosa seria? È stata dolce con me e allora dovevo essere gentile con lei, no? È successo solo una volta, io te lo giuro, è così. Una volta solo. Io sto cercando di lasciarla senza scossa. Lei mi sta intorno, non so che fare. Che cosa devo fare? Io ti amo. Tu sei la cosa più importante della mia vita. Campionato mondiale Dragster 1977. Il del campionato mondiale americano è stato assegnato quest'anno a Shirley Maldwey. Grazie. Io devo dire uno speciale grazie a Ran e a John. Che hanno lavorato con un tale ritmo tutto l'anno. E ai nostri vari finanziatori. E ai ragazzi della federazione che organizzano queste serate. E a Jack Maldwey che ha costruito la mia prima auto. A Conrad Kalita che ha creato l'ultima. Quella campione. E a tutti i nostri fan che ci hanno dato tanta fiducia. E a mio padre che sapeva che ce l'avrei fatta. Conny Kalita, capo della squadra di Shirley, vieni sul palco. Devo ringraziare solo una persona, e questa è Shirley Maldwey, che ho sempre detto è la miglior pilota di dragster che io abbia mai visto. Merita molta fiducia per aver tenuto duro durante un lungo periodo davvero difficile, e io l'amo per questo. E devo dire, Connie, il fatto che una bella donna riesca a battere noi ragazzi ci fa fare una bella figura. Ho tante care amiche fra le donne. Meno male che non hai dato tu a loro lezioni di guida. Sul serio, Shirley è la migliore. Io sto parlando di come guida. Connie Kalita, come ha fatto di Ciaccia una campionessa. Che stai facendo?
Lascia perdere, ti porto a cena in un bel posto. E niente pizza, ma avremo escargot e vino italiano. Non vengo in nessun posto. Ok. Ok. Speravo di far questo in un ristorante a lume di candela, ma se è così che tu vuoi. Buon Natale! Connie, non lo voglio. Tarp l'ha fatto speciale. Era in debito con me per una serie di pistoli. No, io non lo voglio. Io non voglio i tuoi regali. Non voglio uscire con te. E non voglio più niente da te. Ma che diavolo sta succedendo? Mi hai chiamato e mi hai dato un appuntamento come se fossi un dottore che deve fare... Io ho esaminato tutti i registri di questi nostri 7 anni. Sembra che per l'ultima auto siamo in pareggio. Resta ancora un rilevante debito che riguarda la nostra prima auto. Sono circa $1,200. Capito, Connie? Ma che c'entra tutto questo? Voglio essere onesta e farla finita. Ma davvero? Va bene, lo ammetto, io sono stato disgustoso con te. Ma la mia pazza situazione sta per cambiare. Cambierà molto presto, te l'assicuro. Sto aspettando un'intervista telefonica fra poco. Un collegamento. E per la radio. E darò una notizia. Ho deciso di correre senza di te, Connie. Ron e John si occuperanno della macchina. Io penserò ai soldi. Solo Ron e John? Non puoi più essere incluso nel gruppo. È tutto semplice, vero? Pronto? Posso congratularmi per te per lo splendido campionato che hai disputato. Come stai, Jack? Non mi lamento. E John sta bene? Oh, sta benissimo. Lavora con me a tempo pieno adesso. Tempo pieno? Sì. Devi passartela molto bene. Stai facendo un sacco di soldi. Ecco, sto un po' meglio, ma dimmi di te, come va la tua stazione di servizio? Oh, va bene. Va a gonfie vele, dato che sono aumentati i prezzi della benzina. C'è sempre stata la fila. C'è stata la fila per un paio di settimane. Per fortuna io non corro più a benzina. Già, già. Scusa, Shirley, noi... non abbiamo mai parlato delle cose che hai preso quando sei andata via. E allora? Scusa, ma io non ti ho mai seccata quando tu non avevi niente. Adesso hai qualcosa e dovremo sistemare le cose, no? D'accordo, Jack, vedrò quello che posso fare, ok? Scusami, ma devo lasciare il telefono libero. Sto aspettando un'intervista dalla radio e sai com'è, mi hai chiamato in un momento assai poco adatto. Oh, certo, già. Augura a John un buon Natale da parte del suo papà. E buon Natale anche a te. Buon Natale, Jack. Fa una buona intervista. Certo. Pronto? Sei tu, Shirley? Sì, sì. Tremendo. Salve, Shirley. Sono Bob Norton, linea sport. Il mio produttore ti ha già chiamato. Il tuo telefono è stato così occupato, dovrò D'accordo. Improvvisare. Dunque, ti spiego in breve. Questo è un sommario sportivo di fine anno. Io non so cosa vuoi fare, quali titoli vuoi ancora vincere.
insomma, non so neanche io cosa scrivere su di te. Aiutami un po', va bene? Ecco, io al momento sono campione di supercarburante. Ecco ciò che tratteremo. Leggerò questa introduzione, parleremo e poi ti chiederò se hai rimpianti. Poi dici qualcosa di sentimentale per Natale? Certo, d'accordo. Riprenderò subito dopo la pubblicità. 3, 2, 1. Ehi, ciao ciao a tutti, qui Bob Norton, linea sport, ecco a voi Shirley Maldwy, una ragazza delle nostre parti che ce l'ha fatta. È l'attuale campionessa supercarburante NHRA, guida per il favorito della regione Connecticut. Shirley, mi senti? Certo, ciao Bob. Congratulazioni per aver vinto il campionato del mondo supercarburante NHRA. Grazie. Avevi mai pensato quando eri piccola e giocavi con le bambole che avresti potuto gareggiare un giorno con i grandi campioni? Ecco, io sono sempre stata competitiva. E come sicuramente saprai, questo è uno sport che richiede buona coordinazione, buoni riflessi e io sono nota perché parto veloce. Insomma, io scatto e sfreccio via. Però non lasciare la linea di colpo, ti prego. Non piantarci in asso proprio adesso. E potremmo parlare con il tuo socio Connie Calitta? È possibile? No. Shirley e Connie hanno un rapporto speciale in pista e nella vita. Non è così, Shirley? Il signor Calitta non è qui, mi dispiace. Oh, che peccato. Gli volevo chiedere quali accorgimenti ha dovuto inventare per la tua auto affinché potessi condurla alla vittoria. Scusa, ma se pensi che sia così facile maneggiare uno di questi giocattoli che hanno 2500 cavalli motore e vanno a 250 miglia l'ora con una potenza di 3 GS, vieni in pista a farti un giretto. Oh no, cara, no, grazie, sono felice così dietro questo microfono. A questo punto vorrei dire qualche altra cosa, vorrei dare una notizia. Certo, hai tutto il tempo, tesoro, avanti, dilla. Dall'inizio del nuovo anno, il gruppo dei servizi volanti di Connie Calitta non dovrà più venir considerato associato legalmente o professionalmente con la mia squadra corse. Sì, d'ora in poi, Rand Tobler sarà il mio caposquadra e si occuperà della mia auto insieme a mio figlio John. Credo che abbiamo una notizia in esclusiva. Per Bacco! Dunque, Shirley, i tuoi sostenitori, sì, i tuoi finanziatori, ne avrei di certo, sono al corrente di tutto questo? Certo, saranno messi al corrente nei prossimi giorni. Buona fortuna! Sei una donna che conosce bene anche la pista della vita. E un'ultima domanda. Quando ti guardi indietro, se vedi l'inizio della tua carriera, hai qualche rimpianto? Sì, uno è molto grande. Che mio padre non mi abbia visto campionessa. Già, purtroppo. Grazie, Shirley Maldwy. E buon Natale. Grazie e buon Natale a tutti i miei fans. Il pubblico ti adora, Shirley. Dovrò rispondere a tante telefonate fra un minuto. Grazie, Shirley. È andata proprio bene. Ciao. Cosa stai facendo? Prima. Non abbiamo più niente a che fare l'uno con l'altra legalmente e professionalmente, giusto? E allora io mi riprendo i miei attrezzi. Che cosa voglio fare? Mi riprendo la mia patente e mi costruirò una macchina con i fiocchi che andrà più veloce di quanto tu possa immaginare. E poi ti romperò le ossa su qualsiasi circuito. E chi te la guiderà? Io! Sei un gran pilota, ma non basta per vincere. Tu, se non era per me, staresti ancora a prendere multe per eccesso di velocità in quella merda di città. Anch'io sono un tuo parto, hai creato anche me, mi hai fatto tu i riflessi. Tu hai avuto ciò che volevi, ti ho resa famosa e allora devo essere il tuo schiavetto, vero bella? Vai a piangere sopra le spalle di tutte le sgualdrinelle che ti sei fottuto. Signora Virginella, quando la tua carriera era incerta, come sei stata rapida a molare Jack e a saltare nel mio letto. Mamma! Non ti permettere di far del male a mia madre! Lascialo stare! Lascialo! Lascialo!
Finali mondiali NHRA 1980. Shirley Maldwey contro Connie Kalicka. Sono passati 3 anni dalla loro separazione, un periodo che deve essere sembrato un'eternità a Shirley Maldwey. Esclusa dalle finali nel 78, ha raggiunto scarsi risultati nel 79 e ha avuto un grande anno nell'80, vincendo i nazionali d'inverno, primavera e autunno. Se vincerà qui, Shirley farà ammutolire i critici convinti che l'automobilismo sia uno sport per soli uomini. Amico, vuoi un po' d'aiuto da un professionista? Ehi, siamo un po' nervosi laggiù, Quella che si disputerà potrebbe essere la più eccitante finale supercarburante nella storia di questo sport. Shirley contro Connie. È un miracolo che lei sia qui. Quando si separarono, il mondo delle corse disse: la signora è finita, senza Kalicka non ce la può fare. Ma in 3 anni, con pochi finanziamenti, a corto di quattrini, con una squadra senza esperienza, Shirley Maldwey è tornata. E potrebbe vincere un secondo titolo mondiale supercarburante, impresa senza precedenti. Ironia, chi le sbarra la strada? Con il cacciatore, con i Kalicka. Per Shirley, un titolo mondiale risolve un futuro incerto. Per Kalicka è solo questione di orgoglio. Lui non ha bisogno di soldi, ha trovato ottimi finanziamenti. Questa è la prima gara fra lui e Shirley, fianco a fianco. Gara senza precedenti, quella di Shirley. Come potete vedere, è rabbiosa, è esultante. Una dichiarazione, prego. Che cosa ci può dire riguardo alla corsa? Ma ce l'abbiamo fatta! Ed è lei il campione, la donna più veloce del mondo! Andiamo! Permesso, scusatemi! Avete qualcosa da dire? Bella gara di dragster. Già, tu dovresti fare questo nella vita. Trovi? Ti ho rotto le ossa. Hai avuto un buon maestro. L'anno prossimo ti batterò. Non vado in nessun posto. Resterò qui in attesa. Yuhuu! Niente male come macchina usata, eh? È incredibile, è incredibile. Questa è veramente una donna eccezionale. Perché... Shirley.
1982, Shirley Maldwey vinse il suo terzo titolo mondiale, supercarburante. Un'impresa senza precedenti. And you remember.